5 esercizi tibetani per mantenersi giovani e flessibili. La maggior parte dalla 500 alla 1 noi desidera combattere gli effetti del trascorrere del tempo e, dunque, della vecchiaia. Ciò di cui non tutti sono consapevoli è che è possibile grazie ad alcuni semplici esercizi. Scoprite insieme a noi questi 5 esercizi tibetani, conosciuti anche semplicemente come i 5 tibetani, che vi aiuteranno, se praticati con costanza, a mantenervi giovani e agili. Togliersi qualche anno 501 troppo non è mai stato così facile. Si tratta di una serie di posture ed esercizi che ci aiutano ad allungare i muscoli. All'inizio, è meglio cominciare a svolgere questi esercizi praticando una o due ripetizioni per ogni postura e aumentare poco per volta il numero di ripetizioni. Potremo aggiungere, ad esempio, una ripetizione a settimana. Si tratta di una buona abitudine che, accompagnata all'attività fisica che svolgiamo normalmente, ci aiuterà a sentirci più flessibili e giovani. Il segreto di questi esercizi risiede nel fatto che svolgono un'azione stimolante su tutte le ghiandole del sistema endocrino. Come è noto, esso è responsabile del buon funzionamento generale dell'organismo e del processo di invecchiamento, oltre ad avere una grande influenza anche sulla regolazione del peso corporeo. Il primo esercizio, chiamato anche la ruota, va eseguito in piedi. Mantenendo la postura eretta, solleveremo le braccia lateralmente, parallele al pavimento, con i palmi rivolti verso il basso. Le braccia devono essere in linea con le spalle. Prima di iniziare a girare, però, sarà molto utile orientare lo sguardo su un punto fisso immaginario. A questo punto, cominceremo a girare in senso orario. Mentre si gira, è necessario continuare a tenere gli occhi su questo punto il più a lungo possibile. Aumenteremo pian piano la velocità e ci fermeremo quando inizieremo a sentire un lieve capogiro. Sdraiati. Per svolgere il secondo esercizio, chiamato anche l'angolo, dovremmo sdraiarci sul pavimento, a pancia in su. Distenderemo le braccia lungo i fianchi e i palmi rivolti a terra, mantenendo le dita unite. Quindi solleveremo la testa da terra, piegando il mento sul petto. Contemporaneamente solleveremo le gambe in posizione verticale, mantenendo i piedi a martello, le ginocchia tese e il bacino possibilmente a terra, cercheremo poi di portare le gambe verso la testa, senza piegare le ginocchia. In seguito, espirando, riporteremo lentamente le gambe e la testa a terra, tenendo sempre le ginocchia tese. Prima di procedere alla ripetizione di questo esercizio, rilasseremo del tutto i muscoli. Non dimentichiamoci di inspirare profondamente mentre solleviamo la testa e le gambe e di espirare quando le abbassiamo. Per svolgere il terzo esercizio, chiamato anche l'arco, ci inginocchieremo sul pavimento, mantenendo il corpo eretto. Appoggeremo le mani alla base dei glutei. Espirando, inclineremo in avanti il capo e il collo, ripiegando il mento sul petto. Poi, inspirando, fletteremo indietro la testa, inarcando tutto il busto, mantenendo perpendicolari le gambe e avvicinando al massimo i gomiti uno verso l'altro, in modo da chiudere le scapole e, contemporaneamente, contrarre i glutei. Per quanto riguarda le dita dei piedi, dovranno essere ripiegate e appoggiate a terra mentre ci inarchiamo. Torneremo poi ad appoggiare le braccia e le mani contro le gambe e riporteremo il corpo alla posizione normale, per ripetere, poi, l'esercizio. Non dimentichiamo di inspirare profondamente quando inarchiamo la schiena e di espirare del tutto mentre torniamo alla posizione iniziale. Seduti. Per lo svolgimento del quarto esercizio, chiamato anche il ponte, dovremo sederci a terra con le gambe distese e leggermente divaricate, mantenendo i piedi a martello. Appoggeremo le mani a terra ai lati del bacino, mantenendo il busto eretto.
piegheremo il mento in avanti sul petto il più possibile. Poi, inspirando, lasceremo andare indietro la testa mentre, premendo con le mani ed i talloni sul pavimento, faremo slittare il bacino in avanti sollevandolo da terra, piegando le ginocchia e mantenendo le braccia tese. Si deve in pratica formare un ponte, mantenendo il busto parallelo al pavimento. Dopo aver mantenuto i muscoli in tensione, ritorneremo alla posizione iniziale. Non dimentichiamo di inspirare mentre solleviamo il bacino, di trattenere il respiro mentre manteniamo i muscoli tesi e di espirare mentre ci abbassiamo e torniamo alla posizione iniziale. Carponi. Per effettuare il quinto esercizio, chiamato anche la montagna, dovremmo sdraiarci carponi sul pavimento. Appoggeremo i palmi delle mani un po' più avanti rispetto alla linea delle spalle, con le punte dei piedi piegate. Manterremo mani e piedi ad una distanza di circa 60 cm tra loro. Inspirando, alzeremo la testa, mantenendo le braccia tese e perpendicolari al pavimento e la colonna vertebrale curva per mantenere il corpo in una posizione di relax. Dovremo cercare di flettere la testa all'indietro il più possibile. Espirando, solleveremo in alto il bacino, allungando la schiena e le gambe, e spingeremo i talloni verso terra, fino ad ottenere la figura di una V rovesciata. Allo stesso tempo, piegheremo il mento in avanti, verso il petto. Dovremo inspirare profondamente mentre solleviamo il bacino ed espirare mentre ci abbassiamo di nuovo tornando alla posizione iniziale, senza però arrivare a toccare il pavimento.